Rieccoci insieme! Here we are again together on Susanna Italian Teacher's YouTube channel. Yes, yeah, Susanna, it's me, native Italian teacher for foreigners and founder of Arcos Academy, the Italian online school. Arcos Academy offers many ways to learn and improve your Italian. Interesting posts about Italy and Italian podcasts, videos, private lessons with native Italian teachers and Accademia. To know more, you can find all the info clicking on the links in the description. This format of my YouTube channel helps you focusing on the listening, on the oral comprehension of Italian by talking about real life situations or dialogues and conversations. If you don't want to miss the new videos, which I highly recommend not to. Please subscribe to my channel and spread the word. What will we listen to in today's video? Well, I'm going to talk about a fictional character, a fictional friend. Yes, I do have a friend whose name is Sarah, ciao Sara, but that's just a coincidence. You'll have, therefore, the chance to learn or review Italian words and expressions. Useful to describe someone. In Italian, of course. As usual, first try to understand the general meaning and then focus on the pronunciation of the single words. Dai, basta parlare in inglese! Cominciamo la nostra descrizione in italiano! Having a hard time learning the Italian subjunctive verb mode? Have you been studying Italian grammar for a while now? but are still unable to hold a conversation, don't worry, these difficulties can be easily overcome with a constant method, like the Accademia that Arcus Academy offers. The Accademia will accompany you step by step in your Italian learning path by following 4 key points. Boost your grammar Improve your Italian listening and comprehension skills Check with exercises all with consistency but at your own pace what about speaking with academia you can experience italian from a to z and you can also improve your conversation skills it doesn't matter if you're beginner intermediate or advanced in academia you will find useful material for all levels join academia and learn italian for real click on the link in the description Sara è mia amica, anzi no, è la mia migliore amica. Ci conosciamo da quando abbiamo 11 anni e la nostra amicizia dura ancora adesso. Sara ama la musica. No, non le piace solo ascoltare musica. Adora scrivere canzoni, scriverne la musica, suonare strumenti musicali. La musica è veramente la sua vita. Fa musica ogni giorno. Scrive canzoni, nuove melodie, impara nuovi testi da suonare. Lo sai che la mia amica sa suonare ben cinque strumenti musicali? <ride> sì, lo so, è pazzesco! Sara sa suonare il pianoforte, la chitarra, il flauto traverso, il violino e addirittura l'arpa. Hai mai conosciuto qualcuno che sapesse suonare così tanti strumenti musicali? Io sinceramente no. La mia amica è davvero speciale. Ti ho detto che per Sara la musica è la sua vita, ma purtroppo tuttora è solo un hobby. Sfortunatamente non guadagna quasi niente con la musica. Vuole diventare una cantautrice. Già adesso scrive musica per altri artisti, oltre che per il suo repertorio. Eh, non è facile sfondare in questo campo. Tanta gente non dà il giusto valore ai musicisti e ai cantautori. Chissà perché. Sara però non si scoraggia. Sogna di diventare una star, una cantante, una musicista conosciuta a livello mondiale. Io sono indecisa. È una questione delicata. Non so se supportare sempre le scelte di Sara oppure se consigliarle di scegliere prima un lavoro economicamente più sicuro. Tu? Cosa ne pensi? Voglio molto bene a Sara e vorrei vederla realizzare il suo sogno, ma è molto difficile fare soldi con la musica e non voglio che riceva troppe delusioni. Un'altra particolarità di Sara è che preferisce ascoltare la musica con il suo vecchio walkman. Sì, hai proprio capito bene: Sara possiede ancora un uno di quei vecchi aggeggi per ascoltare la musica. Dice che preferisce ascoltare la musica con le musicassette rispetto ai CD o alle tracce audio che si trovano online. Bah, contenta lei. Capirai che invece per me non è molto facile. Quando voglio farle un regalo So al mille per cento che una musica seta è super apprezzata. Sì, ma chi riesce a trovare delle musica sete ancora in commercio? Allora, com'è andata? Were you able to understand most of the description? Which Italian words were the most difficult for you to understand and to pronounce? Please let me know in the comments. And if you'd like to suggest other real life situations I can bring on this channel, I'd be happy to read them. Like, share the video and let other people know about this channel and Arcos Academy. It's free, it's easy and it's a really appreciated way to support me and my work. Thanks for watching! Ci vediamo presto!